una bellissima sinergia che è nata tra Bielle e Dallier grazie al lavoro portato avanti da lei e da Silvia Maffeo, ex amministratrice di Dallier. Innanzitutto da Silvia Maffeo, perché come dicevo in sede di presentazione del convegno di questa sera, Silvia ha organizzato a Biella l'anteprima del Festival Alchemica, quindi il comune di Dallier che organizza a Biella un evento come anteprima di un festival che si sviluppa sin dall'inizio tra biellese e canavese e ha coinvolto mediamente 70-80 protagoniste, dall'allevatrice di mucche dell'alta Oasi Zegna alla chef stellata Mariangela Susigan che è qua. Quindi protagoniste del gusto tutte, donne del fare, donne che hanno pensieri, donne che riescono a sviluppare progetti, strategie, anche turistiche. E oggi di nuovo le donne protagoniste in questa anteprima di Calici? Ma sì, per noi le donne devono essere protagoniste, devono manifestare il loro pensiero, la loro attività. È importante dare loro degli spazi che a tutt'oggi non hanno, se non in alcune ricorrenze, ad esempio l'8 marzo. Secondo noi le donne sono protagoniste sempre e non solo all'8 marzo. Certo, in questo caso protagoniste come imprenditrici. Certo, come imprenditrici, protagoniste di impresa, protagoniste nei consorzi, protagoniste nel territorio e quindi devono avere degli spazi. Noi nel nostro piccolo abbiamo creato un piccolo spazio. Il gioco che io e Silvia Maffeo abbiamo avviato, quello di creare un marchietto territoriale, Terra del Baluce e Artemise, proprio per mettere insieme due figure mitologiche ma rappresentare i due focus del progetto. Il primo sono le protagoniste del gusto, Artemisia. Artemisia è il nome scientifico dell'Assenzio Maggiore, che è la botanica indispensabile affinché un vino diventi un vermouth, e Alba Luce, la ninfa che ha dato origine, secondo la leggenda, all'Erba Luce. Quindi è un progetto che ha due focus essenzialmente. Il primo, le protagoniste del gusto, e in particolare le protagoniste dell'Erba Luce, canavese soprattutto, ma anche un po' di biellese. E il secondo focus è quello dei vermouth da Erba Luce, tant'è che sabato Silvia Maffei ha organizzato uno stand qui in piazza che sarà gestito da Alchimista, che è una bottega di Allier, e da un bartender, Xan Cresta.